Alien è un film del 1979 diretto da Ridley Scott che con questo film segna il suo secondo lungometraggio e in realtà l'inizio di un franchise, il franchise di Alien appunto. Riuscito ad andare non soltanto nell'ambito cinematografico ma anche oltre, ad esempio anche a livello di romanzi o perché no, anche addirittura di fumetti. Siamo nel futuro, siamo in un futuro che è il 2122 e... Nell'immensità dello spazio, un'astronave sta viaggiando. Un'astronave cargo, essenzialmente, da trasporto di merci, di materiali preziosi. Sto parlando dell'astronave Nostromo. Questa astronave ha il suo equipaggio che è in stasi, è in ibernazione, sta tornando a casa. Improvvisamente, però, Mater, il programma computer principale, diciamo, di questa astronave, riceve una trasmissione da un pianeta vicino. Questo cosa comporta? Comporta che viene il risveglio anzitempore dell'equipaggio che, per obblighi legati al loro contratto, devono necessariamente fare sosta in questo pianeta per cercare di appurare chi è che ha mandato questo messaggio, potenzialmente un messaggio d'aiuto. Avremo quindi il nostro equipaggio, formato da varie persone, fra cui la protagonista di questa saga, di fatto, ovvero sia l'ufficiale Helen Ripley, o Ripley in questo film, se non sbaglio, interpretata da Sigourney Weaver, che sbarca su questo pianeta. Cosa accade? In questo pianeta si ritrovano di fatto una colossale astronave precipitata da chissà quanto tempo e uno dei membri dell'equipaggio che è sceso alla ricerca dell'origine del messaggio si ritroverà addirittura in una pressoché sconfinata landa all'interno di questa astronave in cui. Già che avevano trovato in precedenza un'apparente carcassa di un gigantesco mostro in qualche misura fuso con l'astronave, al tempo stesso però troveranno delle uova, uova dalle quali, da un uovo nello specifico, verrà in qualche modo sparato un mostro in faccia a un membro dell'equipaggio, che si ritroverà quindi in balia appunto di questa contaminazione, inevitabilmente di origine aliena. Ci sarà quindi un problema, un problema etico molto importante. Un problema che soltanto il buon ufficiale Ripley si porrà il dubbio di affrontare in un certo modo, ovvero sia di impedire una contaminazione all'interno dell'astronave. Gli altri, però, nella fattispecie soprattutto il capo fra loro, Dallas, interpretato da Tom Skerritt, e poi con il sostegno dell'ufficiale tecnico, dell'ufficiale scientifico, ovvero sia Ash, interpretato da Ian Holm, Decideranno di, in qualche modo, mettere in pericolo tutta quanta la compagine dei nostri protagonisti, e far arrivare questo povero disgraziato all'interno dell'astronave per cercare in qualche misura di salvarlo. Accadrà che ci saranno degli studi in merito a questa misteriosa presenza aliena che è piombata sulla faccia di questo personaggio, interpretato da John Hurt. A poco a poco scopriamo che questo personaggio è in qualche modo posseduto da questa. Presenza aliena i cui fluidi in realtà sono un potentissimo acido, addirittura capace a momenti di perforare tutta quanta la corazza, appunto, dell'astronave. Improvvisamente, però, avviene la liberazione, una liberazione che in realtà, però, è soltanto un piccolo tassello di un grande mosaico che avremo modo, nel corso della storia, di vedere. Il personaggio di Kane, l'ufficiale che è rimasto, appunto. Costretto da questa presenza aliena, improvvisamente, dopo essersi ripreso apparentemente molto bene, comincia a manifestare dei terribili dolori. Dal suo petto, dilaniato, esce fuori una creatura aliena che scapperà e che di lì a poco sarà la grande, grande minaccia che getterà uno scompiglio e porterà morte e distruzione all'interno della nostra vita. Questa è la storia. Questa è la storia di questo. Film di fantascienza horror. Un film di fantascienza horror che, devo essere sincero, ho avuto modo nel corso della mia vita di vedere in realtà più volte. Ma in realtà, chissà perché, per certi versi è una visione questa che ho avuto modo di dimenticare tendenzialmente, salvo piccoli tasselli. Mi sono messo quindi a recuperarla, ovviamente, come parte del mio recuperone della filmografia di Ridley Scott, e sono molto contento di averlo fatto. Per più di un motivo. Innanzitutto perché questo è un cult della fantascienza. Un caldo della fantascienza, e adesso che nel corso degli anni ho avuto modo di vedere tante cose, di informarmi un pochettino di più nell'ambito, riesco a cogliere gli elementi che possono aver decretato questa importanza storica di questo film. Ma al tempo stesso perché questo franchise, cominciato con questo primo capitolo, diretto da Scott, in realtà ha visto diversi registi che nel corso degli anni ho apprezzato, essere appunto i director dei capitoli successivi a questo, e quindi sarà un modo questo. Questo primo Alien, appunto, di cominciare a recuperare in maniera ancora più approfondita le filmografie di questi registi. Che dire di questo film, però, in quanto tale? È un film affascinante. È un film, questo, che fin da subito, sapendo che è un film del 79, mi ha fatto pensare inevitabilmente a tratti a Star Wars e al tempo stesso, ad esempio, 2001. Sono film questi che credo, assieme a tanti altri, basti pensare ad esempio a qualche filmino di un certo Mario Bava, in realtà non strano, teorico dello spazio, credo che possano essere stati un'importante fonte di ispirazione per Ridley Scott, o perché no, magari eventualmente anche per lo sceneggiatore di questo film. E questa base, in qualche modo però comunque, si accompagna alla capacità di Scott, che già avevo visto nel film precedente, i duellanti, di immergerti, di far immergere lo spettatore in un mondo. In che modo questo? In questo frangente con un uso massiccio o quantomeno in realtà estremamente imponente degli ovvi modellini che sono stati utilizzati per poter fare ad esempio l'astronave le sequenze nello spazio sono estremamente soggettive molto di più a tratti delle tante sequenze spaziali che posso aver visto nella mia vita soprattutto magari in tempi recenti quando le sequenze spaziali sono in realtà utilizzate nei film Provengono non più da modellini, molto probabilmente, ma in realtà da effetti in computer grafica puri e semplici. L'imponenza dell'astronave Nostromo, perché no, anche magari eventualmente dell'astronave dell'Alien, dell'alieno appunto, l'origetto quanto il male, o perché no, in generale tutti quanti i vari setting sono estremamente imponenti e lo spettatore riesce a percepirli come tale e riesce a sentirli pulsanti. Al tempo stesso però anche l'interno dell'astronave Nostromo, con tutti i tubi, tutti quanti i cunicoli o quant'altro, in questo frangente un pochettino, giusto un pochino mi ha ricordato ad esempio The Abyss di James Cameron, queste caratteristiche così peculiari delle location sono estremamente suggestive e fanno percepire lo spettatore che cosa? Una immensità, per certi versi, in cui si trovano i nostri personaggi e al tempo stesso un luogo estremamente pericoloso in cui si trovano, soprattutto quando ci sarà la minaccia di questo alieno che a poco a poco fa fuori tutto l'epicuraggio. È un film questo poi che, come ho detto, è ricco di dettagli. È ricco di dettagli anche nelle più piccole cose, per certi versi, le varie stanze note quante comunque delle caratteristiche ben precise. E al tempo stesso, soprattutto, le manifestazioni straordinarie, se vogliamo, che possiamo vedere, siano esse l'alieno, che poi successivamente verrà definito xenomorfo, in realtà nel franchise, oppure perché no anche altre scoperte di natura tecnologica, una grande tecnologia appunto è presente all'interno dell'astronave anche se i nostri non lo sanno, tutte queste, quando vengono mostrate a poco a poco nel loro ambito, se vogliamo, più viscerale per certi versi, sono tutte estremamente impattanti e fanno percepire allo spettatore un qualcosa di per certi versi inquietante e anche a tratti disgustoso, ma estremamente vivo e vivido. Questo film, poi, volendo un pochettino analizzare, se vogliamo, l'aspetto più concettuale, pone ad esempio una questione molto interessante, ovvero sia che cosa determinate potenze, in questo caso molto probabilmente multinazionali, appunto, magari quelle che hanno mandati i nostri, sono disposte a fare pur di ottenere qualcosa? A poco a poco che la storia andava avanti, infatti, avremo modo di scoprire come in realtà un personaggio nello specifico non è quello che sembra. E al tempo stesso, poi, avremo modo di comprendere come, per certi versi, forse il fine ultimo della nostromo non era semplicemente quello di andare a recuperare i materiali preziosi da un pianeta lontano e poi ritornare sulla Terra. Ma magari in realtà era eventualmente entrare in contatto con questa potenziale minaccia. Soprattutto potenziale minaccia per gli abitanti della astronave nostromo, ma potenzialmente una fonte di reddito, molto probabilmente qualora si riuscisse a imbrigliare questa forma di vita così terribile, questo nemico perfetto, in qualche modo che potrebbe essere una fonte di reddito così importante. Poi, se ci limitiamo per certi versi, quanto secondo me non è limitarsi quella che è la messa in scena del film di per sé, senza andare a estrapolare chissà che cosa, devo dire che è un film estremamente impattante. La tensione è palpabile, in certi momenti davvero molto concitata. Io personalmente, se devo essere sincero, forse per certi versi, il momento che maggiormente ho trovato esasperante per certi versi, è subito prima del finale, del vero finale di fatto, dal momento che a un certo punto, Dopo determinati momenti di crisi, dopo i momenti in cui a un certo punto di fatto rimane soltanto il personaggio della Sigoni Weaver, interprete, secondo me, azzeccatissima per un ruolo, quello di Ripley assolutamente efficace, come Final Girl di fatto, una Final Girl assolutamente capace di far fronte a questa minaccia, devo dire che sono rimasto veramente colpito da tutta quella che è la sequenza nella capsula di salvataggio. Ad un certo punto la nostra disperata per la situazione in cui si trova, fa saltare tutto, fa saltare tutto, ma, sperando di sopravvivere, si getterà nello spazio col maledetto gattaccio Jones. Cosa accade però? Quella minaccia, che apparentemente era rimasta ed esplosa col resto dell'astronave, in realtà è lì con lei. E lei lì, mezza nuda, fondamentalmente, in un mix per lo spettatore secondo me di... Attizzamento e di inquietudine in realtà per la grande minaccia che sta correndo, la vediamo furbescamente infilarsi la tuta e poi far andare fuori dalla capsula questa minaccia e addirittura poi dargli fatto fuoco con i propulsori della capsula in cui si trova. Te Cardio Palma per certi versi, persino per me che in realtà so che la storia di Ripley non termina con questo film. Ma se non ci fosse stato un seguito, se la storia effettivamente fosse terminata con questo film, la storia sarebbe terminata per certi versi con una sospensione, ovvero sì, il non sapere se la nostra sarebbe stata salvata o meno. Però, tendenzialmente, penso di sì, tutto sommato. Comunque, sono sei settimane di viaggio, quelle che sono destinate al personaggio di Ripley e del gatto Jones, e tutto sommato, forse, dopo aver fatto tanto, dopo aver sofferto tanto, dopo aver visto tante figure che in qualche misura comunque erano in qualche modo alle legate andarsene in maniera anche terribile, tutto sommato un finale tendenzialmente lieto o quantomeno tendenzialmente positivo è quello che lo spettatore credo si possa auspicare. Per un film che in realtà comunque ha dei momenti di tensione e dramma assolutamente esasperato, ad esempio quando membri dell'equipaggio sono effettivamente in difficoltà e non riescono a far fronte non soltanto fisicamente, ma anche in realtà a livello psicologico, alla grande minaccia terribile, alta due metri e terrificante per le fattezze, che a poco a poco sta decimando l'equipaggio. Un film davvero impattante, più horror che fantascientifico, a mio avviso. E questa è una cosa per certi versi che credo possa decretare la fortuna di questo film. E il suo essere così importante nella storia della cinematografia. Perché di fatto, in qualche misura, per certi versi, se in precedenza magari ci sono state tante storie di fantascienza che puntavano di più appunto sullo stupire per lo scenario fantascientifico, invece, questa storia per certi versi non avrebbe neanche bisogno particolarmente dell'alieno, salvo magari per piccole cose. Ma eventualmente si poteva anche fare con un personaggio in realtà assolutamente umano che a poco a poco andava a uccidere i nostri. Però tutta la messa in scena così gigantesca, così accurata nei minimi dettagli, per questo film, che in realtà credo che sia, se vogliamo, anche un record, forse una delle prime director scout esistenti: dal momento che il buon Ridley Scott negli anni ci ha rimesso mano e ha decretato addirittura a un certo punto una sua director scout, magari in realtà forse. Non ho capito bene se addirittura alla fine è ritornato sui suoi passi e ha deciso che la teatrica ed è quella che preferisce. Questo film comunque è innegabilmente un film assolutamente efficace. Per i miei gusti forse in un frangente, ovvero sia nei momenti in cui abbiamo consapevolezza e anche i personaggi della minaccia che gli va incontro, forse leggermente lungo, leggermente lento, anche nell'ambito del ritmo della narrazione che caratterizza questo film. Che comunque così lentamente permette allo spettatore di rimanere sempre più con la tensione, che non lo lascia mai, salvo appunto, al termine di questa storia. Una storia che andrà avanti, che sarebbe andata avanti, ma che in realtà, se fosse terminata con questo film, comunque, sarebbe una storia, a mio avviso, estremamente efficace, per praticamente ognuno dei suoi aspetti: sia la messa in scena complessiva, che è immersiva di inverosimile, e assolutamente affascinante. Per l'ottima interprete principale, appunto, Sigourney Weaver e Ellen Ripley, ed in generale per il concept, ovvero sia il creare una storia di omicidi per certi versi assolutamente inquietante horror in uno scenario fantascientifico come è appunto quello di questo film, Alien di Ridley Scott. Se ancora mi manca, ve lo consiglio assolutamente. È stato per me un piacevolissimo rivedere. Per tanti versi, un piacevolissimo scoprire, per la prima volta questo grande film di fantascienza, Fanta se vogliamo, dal gatto a Ridley Scott. Se ancora non l'avete visto, ve lo consiglio, recuperatevelo.